Allora, già siamo in diretta, buongiorno Allora, di nuovo. amici, buongiorno. Siamo a Calicattini Panni, come abbiamo appena detto, e siamo Come nella vedete stanza del sindaco, no. che è una bellissima donna. Abbiamo la sindaco Marilena Miceli, Giro la che camera, avrà il ecco. piacere di Ecco, raccontarci buongiorno della sua sindaco. città. Buongiorno, intanto do il benvenuto a voi, ma a chi ci sta seguendo in questo momento. Vi Grazie. devo fare i complimenti, perché questo è un modo di promozione del territorio in maniera totalmente gratuita e quindi anche dimostra il vostro attaccamento alla vostra terra, Sì. no? Quindi voi siete siciliani, quindi questo modo di girare la vostra terra e soprattutto i piccoli centri, le cosiddette aree interne della nostra regione siciliana e farle in questo modo, voi svolgete un servizio molto importante per Grazie. le collettività, Molto quindi per questo vi gentile. faccio i complimenti e vi ringrazio. Grazie, Il sindaco. Canicattini Bagni è un paese di 7.000 abitanti che è alla porta degli Iblei, quindi sul comprensorio degli Iblei. E paesaggio eccezionale all'interno del territorio appunto degli Iblei ci sono dei siti naturalistici di grande importanza, no? Siracusa viene riconosciuta patrimonio dell'umanità non perché è solo Siracusa, ma Siracusa è Pantanica. Certo. Quindi grazie alla presenza di questi siti importanti all'interno del territorio degli Iblei godiamo appunto di questa importante valutazione turistica. Canicattini Bagni è la porta orientale degli Iblei, noi la definiamo la porta orientale degli Iblei perché è appunto la porta di accesso nel territorio che ci consente, quindi che ci collega con la provincia di Ragusa e Catania sugli Iblei. Canicattini è una cittadina di 7.000 abitanti. Le due principali caratteristiche, così come arrivate, così avete avuto modo di leggere Sì. all'ingresso di Canicattini, Canicattini è la città del liberty e della musica. La musica perché ha una tradizione musicale importantissima e ultracentenaria. Il nostro corpo bandistico quest'anno compie 150 anni della sua attività. Abbiamo delle formazioni musicali importanti, quindi dal punto di vista musicale, oltre che sotto l'aspetto bandistico, abbiamo comunque delle realtà musicali nel campo del jazz, quindi Fratelli Amati nel campo del jazz. Diciamo che questa è una delle caratteristiche. L'altra caratteristica è il liberty. Avete modo di apprezzare qui a Canicattini, soprattutto all'interno del centro storico, la stragrande maggioranza delle facciate delle Sì, nostre abbiamo abitazioni notato, infatti. sono fatte con questa pietra calcarea tipica delle nostre aree e con un lavoro eccezionale fatto dai famosi scalpellini. All'inizio del Novecento, quindi quando si verificò il grande flusso emigratorio dalla Sicilia agli Stati Uniti, molti nostri concittadini abbandonarono la terra d'origine per andare a cercare comunque e costruire il proprio progetto di vita, ma con l'obiettivo di rientrare per venire a rifare le facciate e la tomba al cimitero. Quindi l'obiettivo era questo. La manovalanza e quindi tutta la maestria degli scalpellini ha prodotto tutto ciò che voi vedete, che negli anni, poi soprattutto negli ultimi 20 anni, 15 anni, le amministrazioni hanno cercato di rivalutare, di tutelare, perché gli inizi degli anni 70 col boom dell'edilizia Sì. e furono molte realtà furono distrutte e quindi poi successivamente è Purtroppo. partita dall'amministrazione la volontà di riproporre e quindi di tutelare tutto ciò che era rimasto e di riportare con l'utilizzo appunto della pietra, rifare le facciate mettendo a disposizione un contributo ai cittadini che riportassero in vita le facciate Quindi che un erano state impegno coperte negli importante da anni parte 70 dalle famose dell'amministrazione. mattonelle, no? Canicattini proprio in questo percorso, in questi anni, ha cercato appunto, capendo l'importanza del territorio che la circondava e l'importanza di ciò che era tenersi aggrappati alle tradizioni, ha iniziato un percorso appunto di rivalutazione delle tradizioni. Tradizione sia in termini appunto paesaggistici, ma anche in termini culturali, in termini artistici e in termini enogastronomici. Quindi ci siamo ritagliati un po' questo ruolo facendo sì di svolgere quest'opera di servizio soprattutto per i turisti provenienti nel periodo estivo dalla provincia di Siracusa ma oltre e noi nel periodo estivo facendoci forza su ciò che sono queste nostre tradizioni importanti mettiamo in scena un festival del Mediterraneo all'interno del quale trovate delle kermesse di danza piuttosto che di musica o di teatro dialettale ma anche eventi importantissimi come il raduno bandistico proprio per la Sì. tradizione bandistica, festival jazz, festival della cultura etnica o della musica popolare Quindi e molto tutto ricco. legato a percorsi enogastronomici, quindi a visite guidate fatte dagli operatori del nostro Museo Tempo.
All'interno della nostra città vi è il Museo Tempo, che è un acronimo del Museo del Tessuto, dell'Emigrazione e della Medicina Popolare. Quindi la sezione soprattutto della Medicina Popolare, che evidenzia l'importanza delle piante spontanee, sì, e che crescono nel nostro territorio, è l'unica sezione che abbiamo in Sicilia riconosciuta, e quindi all'interno di queste strutture vi è un po' ciò che è la vetrina di ciò che è il nostro territorio e il territorio che circonda Canicattini e quindi tutto il territorio degli Iblei. Quindi non svelo altre situazioni perché è importante, quindi un invito per venirci a trovare. Per i camperisti dove possono i camperisti sostare qui a Canicattini? Hanno la possibilità di sostare nel piazzale della Protezione Civile, quindi sì, è un'area molto ampia all'ingresso della città, e in modo tale da potersi spostare tranquillamente. Che in effetti è dove siamo parcheggiati. Dove siamo fermati noi. Sindaco, la ringraziamo, gentilissima. Noi quindi invitiamo i nostri amici camperisti e non a venire a Canicattini e godere di questo Liberty meraviglioso. Noi abbiamo fatto un breve giro nella strada qua, nella via principale, ed è veramente ricchissima. Quindi l'augurio è sempre quello, venite a curiosare come facciamo noi, e a tutti buona strada. Ciao, a presto. Ciao.